Salve a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi altro video a collaborazione con il sito Gioie d'Oriente e andrò a realizzare questo paricollo. Io ho fatto, mi sembrava una bella idea fare tre fili di perline più piccole e tre fili più grosse, quindi queste sono perline indietro. Queste sono da 3 e queste sono da 4 mm. Poi gli ho aggiunto un ciondolo in resina con perline e ho aggiunto poi un moschettone e con dei cop salvanodi, salvafilo, scusate. Però nessuno vieta se di mettere anche un'estensione, perché non sempre il girocollo è uguale a uno all'altro, quindi io lo consiglio. Io ho fatto le misure sul mio collo, però come ho detto non tutti siamo uguali, quindi io consiglio sempre di mettere un'estensione, poi comunque quello che farò anch'io. Tutto questo materiale lo trovate sul sito Gioie d'Oriente o al negozio, comunque vi lascio nell'info box tutti i link relativi ai materiali che ho usato. E andate a visitare il loro sito perché è molto fornito. Detto questo, ricordatevi di mettere pollice in su se il video a fine video vi è piaciuto e di attivare la campanellina e iscrivervi al mio canale per supportarmi. Ora vi lascio al video tutorial e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Bene, per fare questo progetto avremo bisogno di due fili di perline. Uno di vetro, uno da 4 che sono queste e uno da 3 che sono queste, vedete? Poi di un ciondolo, io ho scelto questo in resina e con le perline. Poi abbiamo bisogno di coprischeccini, salvafilo, moschettone e schiaccini. Io ora ho questi color argento, ma non importa perché tanto dopo andremo a coprirli con i coprischiaccini. Poi abbiamo bisogno di un paio di forbici, delle pinze che ci servono per assemblare, del filo di nylon, che anche questo lo trovate sul sito Gioie d'Oriente. Io ho preso questo qui molto sottile, questo è il mio, però so che ce l'ha anche loro. E avete bisogno del nastro carta, poi vi dico cosa serve. E niente, inizia di due anellini, vedete? Due anellini apribili, che sono qua. Ok. Bene, io per comodità di tempo ho già infilato le mie perle, vedete, ho fatto tre fili e li ho fermati col nastro carta e questo serve perché poi dovremo andare a assemblare i fili. Quindi ho fatto tre fili, quindi abbiamo fatto, come ho detto, uno, due, tre. Da 3 mm e 3 da 4. Questo non l'ho ancora chiuso perché prima di infilarvi vi conviene, quando infilate le perle, di lasciare attaccato alla bobina e tagliarlo in un secondo momento, perché così non sprecate filo oppure ne prendete troppo poco, quindi così sapete regolarvi bene quanto dovete tenere. Quindi io ora vado a tagliare il filo, ne lascio un pochettino perché poi dovremo fare la chiusura. Ok, ora prendo il nastro carta e blocco perché non mi escano poi le perline che ho infilato. Quindi vado a bloccare e vado a bloccare. Bene, ora che abbiamo fatto tre file, andiamo ad unire
prendiamo tutti e tre i fili, li passiamo e facciamo il nodino. Mi raccomando, stretto bene tutti e tre i fili. Ne facciamo un altro per sicurezza. Ora qui il filo possiamo anche, il nastro carta possiamo anche toglierlo. Ok. Ok. E facciamo un altro nodino. Dobbiamo essere sempre vicino a quello, mi raccomando. Ok, e lo andiamo a mettere vicino all'altro, mi raccomando. Ok. 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 Io le ho messi tutti e due vicini. Ora andiamo a prendere l'altra parte. Sfiliamo il nastro adesivo, il nastro carta, cioè, vedete, è il bello del nastro carta è che si toglie facilmente. E andiamo a fissare gli altri tre in questo modo. Vedete, in modo da farli tutti a pari, e andiamo a fissarli così, facendo sempre un nodo, ma questa volta dovete farlo vicino alle, alle pietre. Quindi, per andare vicino, come facciamo? Io mi prendo un ago, qualsiasi qualcosa tondo, poi porto giù attaccato, vedete, attacco vicino per fare, per far sì che il nodo stia proprio attaccato in questo modo, vedete, e tiro il filo, poi sgancio tenendo sempre il filo tirato e fisso, ed ecco qua, vedete. Adesso ne faccio un altro, sempre per sicurezza, sempre vicino, e facciamo sempre nello stesso modo, così, così, prendiamo l'ago di prima, lo metto dentro alla mia asola che ho fatto e lo porto vicino tirando, sgancio ed ecco qua vicino. Ok, facciamo così anche con gli altri tre fili. Ok, vi faccio vedere ancora come chiudere, vedete, qui ho già chiuso i tre fili, li porto giù tutti vicino al nodo che ho fatto, vedete. Ora andiamo a fare un nodo anche da quest'altra parte, e per portarlo vicino, come ho fatto prima, metto l'ago dentro e lo avvicino alle perle, sfilo l'ago e faccio il nodo, e ne faccio un altro per sicurezza. In questo modo. Partiamo sempre col l'ago, mettiamo nell'asola e portiamo in fondo in questo modo e sfiliamo. E abbiamo fatto. Io voglio far vedere come ho assemblato, vedete come deve venire così. Ora andiamo a mettere prima di tutto lo schiaccino.
Quindi infilo ancora il mio ago, prendo uno schiaccino e infilo. Lo schiaccino serve per dare diciamo più sicurezza al nodo. Poi, una volta che abbiamo preso lo schiaccino, prendiamo un salvafilo così e con l'ago andiamo a infilare prima da una parte, vedete, così, e portiamo giù, poi dall'altra parte, vedete, c'è, vedete che forse qui c'è un, mette fuoco, c'è un altro buco, vedete qui, andiamo a infilare nell'altro buco, poi infiliamo ancora nello schiaccino qua, così, e andiamo a portare giù il filo in questo modo. In pratica tutti i fili devono andare nello schiaccino. Ora io prendo le pinze e schiaccio un po' il salvafilo in questo modo, così, vedete, in questo modo lo avvicino, vedete, alle due estremità allo schiaccino, quindi ancora, ok, questo prima di chiudere lo schiaccino, vedete come l'ho, vedete? Ora portiamo giù, tiriamo giù bene il filo per andare a unire tutti e prendiamo prendiamo la nostra pinzetta e andiamo a schiacciare lo schiaccino, questo per bloccare il filo. Non vi preoccupate che dopo andremo a mettere il copri schiaccino. Tiro giù ancora un po' il filo e vado a fare un nodo, un altro nodo per sicurezza, ma lo faccio sotto lo schiaccino, in questo modo. Scusate, c'è rimasto l'ago attaccato. Rifacciamo. E portiamo il nodo sotto lo schiaccino, in questo modo, per fissare ancora meglio le nostre perle. Poi prendiamo il nostro copri schiaccino, lo prendiamo io. Vi ricordo che esistono anche le pinze per gli schiaccini, io le ho, adesso non le ho qui a portata di mano, quindi faccio con questo. Prendiamo lo schiaccino in questo modo, così, e andiamo a coprire il nostro schiaccino, lo inseriamo così, vedete, e chiudiamo piano piano in modo da coprirlo.
in questo modo, vedete? Ora andiamo a tagliare i fili vicino allo schiaccino e facciamo così anche dall'altra parte. Bene, ora abbiamo assemblato tutte e due le nostre catene, le nostre perle, andiamo a inserire, a unirla col nostro ciondolo. Allora, io ho preso due di questi perché voglio far venire il ciondolo che stia dritto, quindi ho messo uno e chiudo, scusate, ok, apro questo e inserisco una parte e l'altra parte e chiudo. Così. Vedete, con due mi rimane sul davanti e qua dietro andiamo a mettere e togliamo questo per farvi vedere e la nostra, il nostro girocollo è terminato. Se io ho preso le misure del mio collo, però spesso ci sono anche che hanno, cioè, più, un po' più largo, quindi io consiglio sempre di mettere un'estensione, quello che poi farò io. E questa è la nostra collana. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto ed è molto semplice farlo. Mi è piaciuta questa idea di una parte più grossa, una parte più sottile. E niente, io come ho detto spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato di aiuto. Tutti questi materiali li trovate sul sito Gioia d'Oriente, andate sul loro sito e vedrete che trovate un'infinità di cose. Se il video vi è piaciuto mettete pollice in su, iscrivetevi al mio canale per supportarlo e niente, io vi saluto, al prossimo video, ciao!